Il 12 e 13 ottobre si è svolto a San Piero a Sieve il primo Memorial Pavarelli. L'evento è stato ideato dal Fly Fox di Firenze con Alessandro Sgrani e Stefano Asirelli, veri e propri punti di riferimento dell'organizzazione. L'idea è nata sulla base di un confronto amichevole tra gli amanti di questa splendida riserva. Progressivamente si sono aggiunti nomi eccellenti del panorama garistico internazionale, con nomi di assoluto spessore come il due volte campione del mondo Valerio Santi Amantini e i membri della nazionale italiana di pesca a mosca. Attorno all'evento è maturato un progressivo interesse che ha portato anche molti sponsor come Sandro Soldarini Fly Tackle a contribuire per la migliore riuscita della manifestazione. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire la meravigliosa Tailwater Sieve. Dalla costruzione della diga di Bilancino le condizioni del fiume Sieve sono completamente cambiate. La temperatura dell'acqua si è inevitabilmente abbassata, creando le condizioni ideali per la nascita di un no-kill a soli 20 km da Firenze, con pesci veramente importanti per qualità e pezzatura. Questo è lo scenario tecnico che ha contraddistinto la due giorni, correnti medie e veloci con modesta profondità e pesci estremamente selettivi in quanto prevalentemente naturalizzati. Tutti conosceranno l'indimenticabile presidente della Fly Fox. E non solo per quello, sono convinto che Stefano sarebbe contento di vederci tutti lì a pescare nella Sieve. E poi vi vogliamo, a chi non lo conosce, far conoscere questo fiume e niente, poi soprattutto, come non ultima importanza, stare sempre insieme a vecchie facce come studenti, sì, come fa piacere, e anche nuove. E allora, il campo è diviso in 14 box, va bene, si parte dall'1 che è alla centralina a scendere, 1, 2, 3, 4, eccetera. In alcune situazioni i box non sono conseguenti, quindi 1, 2, ovviamente dove c'è il cassetto, quindi ci sarà 14 che a chi capita ci si mette d'accordo, perché ovviamente deve andare all'1. E poi quelli che non sono proprio attaccati, ma si parla di 1, 2, ci si sistema. Ci sarà da fare un pezzetto a piedi, insomma, ci si trova, è tutto lì. Basta, ho finito di rompervi e si può partire con me. Il Cici il cappello c'ha le taglioni tante. Allora io seguo questi elenchi. No, tutti i miei cinema. Facciamo 30 secondi di Stefano. Ale, 30 secondi di Stefano. Che tu stia con me. Perché poi la reazione volevo fare. Vabbè. No, facciamo. Bravo ragazzi. 30 secondi di silenzio. New York City spaceship on a moonlight mass, tall black coffee.
In sostanza il Memorial è stato strutturato come un confronto a coppie nell'arco di due giorni, con le regole classiche delle competizioni a Mosca. Due sessioni giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio, di 3 ore ciascuna. Il fiume è stato diviso in 14 box precedentemente monitorati che sono stati assegnati con appositi sorteggi. Le tecniche consentite hanno ricalcato quelle presenti nel regolamento del tratto no-kill della Sieve, con l'opportunità quindi di poter pescare anche a check nymph con due ninfe appesantite. La classifica è stata redatta in funzione del numero delle catture e della misura dei pesci. Still life frozen, but this girl you won't talk. That X-rated violence make it old mixed with new. Just what's truly outrageous, I'm just dying to be true. Be my man, be my man. Oh, can Tom and Jerry be my man? I wanna give that land. In considerazione della trasparenza dell'acqua, le tecniche adottate sono state principalmente la pesca streamer, specialmente a inizio gara, e poi la pesca ninfa. Di sopra non so ancora nulla, cioè so quella numero uno, una slamaca, una grossa. E quindi fino a dove arriva il terzo filo? Fino alla piana sopra completa. Ah, allora sono del bello. Sì. Lascia il telefono acceso. Figura di primo piano è stata certamente Valerio Santi Amantini, genovese di nascita e piemontese di adozione, in nazionale dal 2001 e due volte campione del mondo di pesca a mosca. La sua presenza ha rappresentato l'occasione per vedere in azione un campione del suo calibro nel contesto della Tailwater Sieve. Molti pescatori si sono dati appuntamento sulle sponde del fiume proprio per scoprire e capire l'approccio tecnico dei tanti campioni presenti per l'occasione. Oltre al già citato campione del mondo, c'erano infatti tanti altri componenti della nazionale italiana di pesca a mosca. Inizialmente molti partecipanti hanno impostato il loro turno di pesca a streamer proprio per cercare di stimolare i pesci in caccia con imitazioni dai colori vivaci e proprio per questo particolarmente attraenti. Le trote in alcuni box hanno risposto positivamente a queste imitazioni, mentre in altri settori questa scelta si è rivelata decisamente inadeguata. Percorso una prima volta il tratto assegnato a streamer, la quasi totalità dei presenti è passata alla tecnica delle competizioni, la check nymph, che oltretutto si è sposata perfettamente con le condizioni del fiume. Segnalatore colorato e due ninfe attaccate al finale per sondare meticolosamente ogni anfratto della riserva. Thank you.
L'azione pescando con le tecniche della ninfa corta è stata evidentemente interpretata soggettivamente dai partecipanti. I maggiori frutti li hanno dati coloro che hanno effettuato passate morbide e naturali, cercando di evitare accuratamente qualsiasi dragaggio degli artificiali. Come si addice ai grandi campioni, Valerio Santi apre le danze. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition hey. My condition was in. Non riprendere le mosche. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Quanto? 28. Someone painted April Fool and fit like letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in. See what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Finita la prima sessione del mattino con ottimi risultati in linea con le aspettative, è arrivato anche il momento di un ottimo pranzo mugellano con la preziosa collaborazione della Polisportiva San Piero a Sieve. Finita la piacevole pausa, nessuna voglia di riposare e subito i partecipanti si sono nuovamente distribuiti sul fiume sulla base del sorteggio dei box. Ci sei agli italiani tu quest'anno? No.
io non faccio, cioè, faccio le gare provinciali, ma poi non mi piace. Per queste cose qui sì, stai in società con Valerio? No, sono con Edi? Sono con un ragazzo, cioè io sono presidente della mia società, Imperia. Abbiamo dei ragazzi giovani, adesso è venuto da noi Capurro che era con Valerio. Barocco! Non ce l'hai? Testa di cazzo! Si sente? Sì. Beh. Cambia gli streamer. Il proseguo della manifestazione ha confermato la tecnica con la ninfa come la più redditizia, anche perché progressivamente, nell'arco dei due giorni, è aumentata la pressione di pesca sulla popolazione ittica. Allora Francesco, come è andata stamattina? Se hai fatto il primo? È andata bene. Nulla, ho trovato pesci in attività, sia ninfa nelle correntine che nelle acque un po' più fonde. È andata bene, ho preso diversi pesci. Con ninfa leggera, eh? Ninfettina leggera, sì. Beh, leggera, piccolina, ma più che altro pesantina. Mm-hmm. Per far tagliare bene l'acqua e andare. Eccoci, questo è attaccato. Oggi invece, oggi pomeriggio, non si muove un pesce. Boh, e vabbè. La sieve è questa. Tanto bella, ma fa dannare l'anima. Che devi fare? Thank you.
se voglio inquadrare il masso. Il secondo giorno ha rivelato il volto più bello della Tailwater Sieve in quanto, nonostante la forte pressione di pesca, le catture non sono affatto mancate. Certamente inferiori sul piano numerico rispetto alla giornata d'esordio, ma comunque soddisfacenti per tutti i pescatori impegnati nel confronto. In questi casi a streamer dice, Madonnina, come si dice, ciao? Immaginate, si dice così, Madonnina dai riccioli tuoi, in ginocchio ti prego, ti imploro, ma vedi, no, può basta, c'è una misura muscoli, dai, ciao, no. In questi casi sei abbastanza. Pesci qualitativamente eccellenti, tipici del tratto no kill della Sieve. Come sono grassi? Questa puntina, questa è atlantica? No. Mediterranea, però senza puntini. Di fondo va, 20 max, ormai diventa un ittiologo. Direi grazie. E ogni tanto qualche big della Sieve ha ricordato la sua presenza. Grosso. Veloce. No, si è presa da sopra. Capitana. Alla fine si tirano le somme, le statistiche della due giorni hanno confermato nella soddisfazione generale le grandissime potenzialità di questa riserva sotto tutti i punti di vista, oltre all'eccellente partecipazione in due giorni un totale veramente importante di catture, trote bellissime e perfettamente pinnate, l'accoglienza delle strutture ricettive del Mugello è stata un'altra bella sorpresa per una due giorni che ha significato anche un'importante opportunità per creare economia in questa splendida terra. Adesso ascoltiamo le impressioni dei principali protagonisti. Allora, è finito il primo raduno sulla Tailwater Sieve in memoria di Stefano Pavarelli
e abbiamo qui tra noi l'onore del due volte campione del mondo Valerio Santiamantini. E Valerio, com'è andata? È andata benissimo, un applauso all'organizzazione, il torrente ha dato i suoi frutti, sia sul pesce naturale che quello di semina ha risposto molto bene, è estremamente tecnico. Complimenti a tutti, sicuramente da continuare, da perseverare. Ti sei trovato bene? I pesci comunque c'erano? I pesci c'erano, la tecnica... Cos'è che ha reso? Si alternava sia a ninfa che a streamer. Purtroppo le condizioni forse hanno reso meno sotto l'aspetto delle bollate, però... Anche era stato un po' freddo. Sì. Va bene, grazie Vale. Prego. Alla prossima. Un altro grande campione è Eddie Donà. Allora Eddie, com'è andata questi due giorni di gare sulla Three Water Sieve? Ma molto molto bene, anche perché io il fiume non lo conoscevo, è un fiume molto interessante, tecnico, perché devo dire che è stata dura prendere i pesci e bisognava prenderli nella maniera giusta. E, come ripeto, molto interessante perché è molto vario, buche, raschi, poi mangiano in una maniera un po' particolare e bisogna insomma... Pescarli bene. Bene, sì, molto bene. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, sono i vincitori del primo raduno sulla Three Water Sieve. Eccoli qua, Francesco Cinotti e Gianni Nascentini. Vabbè. Di Firenze, entrambi. Allora, com'è andata? Come avete pescato? Quali sono state le mosche che hanno reso? E la tecnica soprattutto? Ma il primo giorno è capitato un bel settore, dove c'erano diversi pesci, la maggior parte con delle ninfe piccole nelle correntine venivano abbastanza bene. Poi è capitato di prendere tre pesci a streamer, ho lasciato anche tre o quattro belli in acqua, ma insomma però 13 pesci in un settore come la Sieve non è che li porti sempre da casa a 150 metri di fiume, non è facile, è stata una bella peschettina, divertente, sempre a ninfa. Pesci sì, grossi Gianni? Pesci grossi, sì, tutti sui 35, 35 una media pesci alta. Anche di 40 pure. La tecnica vincente comunque è stata un'infetta piccola. Sì. Con le mosche che ti ho dato. Benissimo, grazie ragazzi. Grazie a te. Al prossimo. Grazie. Grazie a te. Ciao. Allora, grazie di nuovo a tutti di aver partecipato e di essere venuti anche da lontano. E niente. Ovviamente, ripeto un po' le segrete in apertura. Il raduno l'abbiamo fatto per ricordare Stefano, il nostro presidente. Io vi chiedo ancora 30 secondi di raccoglimento, così ricordiamo l'amico Stefano. Allora, volevo ringraziare Manuela, la moglie di Stefano, che è qua. Allora, primi classificati, Pacinotti e Nocentini. Bravi! Giacomo e Francesco Annunziati. Si classificati Santi e Cocito. Poi ci sono
classificato, bravissimo, Martelli e Carotti. Gesti di Rassicrati, Sgrani De Martini. Ciao. E poi i settimi Rassicrati, Adirelli Baldassini. Ottavi Rassicrati, Ricci Margani.